Questa non te l'ho mai detta. Qualche giorno prima di quel maledetto sabato, la dogana italiana aveva sequestrato del materiale pornografico proveniente dall'Olanda e indirizzato a tuo nonno. Lui non ha mai ricevuto quel pacco, ma la polizia postale ha iniziato con lui una corrispondenza finalizzata a capire se fosse un abitué di questo tipo di scambi. Poi quello che sanno tutti. Quella mattina ha aperto la porta ad un agente vestito da postino che gli ha consegnato una busta dall'Olanda. Lui ha firmato e preso la busta. La polizia ha fatto irruzione un'ora dopo. Gli agenti avevano un mandato e così hanno iniziato a rovistare in tutta casa. Era come imbambolato, se ne stava seduto e non rispondeva alle domande. E così in capo a 10 minuti abbiamo trovato quello che stavamo cercando. Non è stato difficile. I titoli, beh, sono quantomeno emblematici. Giovani ragazzi e sodomia, storie d'incesto, la rivista per adescare i fanciulli, Saverio, 14 anni e suo zio. Questo era il suo segreto. Anche io l'ho scoperto quel giorno. Mio padre guardava le foto dei ragazzini. Non è che poi ci facesse qualcosa, lui bastava. Beh, insomma, voleva solo guardare quelle foto e pensarci su, ecco tutto. È difficile credere che la vita di questo insegnante modello, fino a ieri un esempio per la sua comunità, in realtà fosse così piena di ombre. Ma la scoperta più clamorosa, tuttavia, non è stata quella delle riviste. Rovistando nel computer di Michele Guerra, infatti, gli agenti hanno trovato una lista di nomi, quasi tutti di suoi allievi, bambini fra gli 8 e i 10 anni, giocatori della squadra di calcio giovanile da lui allenata. Quella lista era semplicemente l'elenco degli iscritti ai corsi della scuola calcio, ma per loro è diventato subito qualcos'altro. Una lista di potenziali vittime, offerta dal carnefice in persona. Michele Guerra fa l'insegnante di educazione fisica ed allena la squadra di calcio locale dei Pulcini. È uno stimato membro della comunità, ha una bella casa e da quando è rimasto vedovo il lavoro è tutta la sua vita. La notizia è esplosa come una bomba nel nostro quartiere di benestanti, professionisti con un certo reddito e un buon tenore di vita. In poche ore la voce era già sulla bocca di tutti. È impossibile adesso per loro accettare che quell'uomo sia un pedofilo. Inevitabilmente a questo punto la storia si è complicata. Il capo della polizia di zona infatti ha pensato bene di fomentare il panico, spedendo una lettera strettamente riservata a 40 coppie di genitori di giocatori ed ex giocatori della squadra dei Pulcini da lui allenati. Nella lettera si riteneva possibile che Michele Guerra abbia sottoposto i bambini a sesso orale, palpazioni dell'area genitale e delle natiche, sodomia. e non solo. I genitori erano invitati a cercare conferma, interrogando preliminarmente i bambini per facilitare le indagini agli inquirenti. E così nel giro di pochi giorni hanno iniziato a sentire tutti i diretti interessati e così è successo. Che ovviamente entrando nelle case venivano accolti da famiglie già sconvolte. Quei genitori erano in preda all'isteria, chiedevano che venisse subito fatto qualcosa, ignorando che qualcosa lo avevano già fatto loro. Hanno sottoposto i loro bambini a tali pressioni che nessuno si è stupito quando è venuto fuori che sono stati stuprati e che hanno subito molestie e sevizie di ogni tipo. Poi un giornale locale ha pubblicato la dichiarazione di quel primo bambino. Lui aveva raccontato che durante gli allenamenti l'allenatore, aiutato da un uomo nero incappucciato, lo portava via dal campetto e che insieme lo tenevano in una grande stanza dove gli facevano delle brutte cose. Di lì a poco l'accusa avrebbe provato che la grande stanza erano gli spogliatoi e che l'uomo nero ero io. Sì, aiutavo tuo nonno ad arbitrare le partitelle del mercoledì con una casacca nera d'arbitro e tenevo spesso un cappello di lana in testa per l'umidità. È stata l'accusa della prima vittima a rompere gli indugi tra le famiglie coinvolte in questa vicenda. Nel giro di pochi giorni, infatti, il numero di bambini che denotano segni di intensa sofferenza psichica si è moltiplicato. E nel giro di poche settimane, le famiglie che accusano Michele e Cristiano Guerra sono diventate prima 4, poi 7, poi 9, adesso 11. Nei giorni seguenti hanno iniziato a convincere i bambini a parlare. Entravano in casa della gente e dicevano: dobbiamo sentire vostro figlio sul caso Guerra, sappiamo che è successo qualcosa anche a lui. Non dicevano crediamo, ma sappiamo. E così le famiglie sono entrate in piena competizione. Tipo, vostro figlio è stato sodomizzato 5 volte, il nostro 6, ma che fosse una gara. È iniziato ieri il processo Guerra. A oggi è stato diagnosticato un trauma psicologico da subite violenze sessuali a 32 bambini. I capi di imputazione a carico di Michele e Cristiano Guerra sono 208 per sodomia e abusi sessuali reiterati su minori. I due imputati, presenti in aula, sostengono fermamente la loro innocenza, dichiarando che le accuse sono inventate. E così quel giorno in aula li sentivo parlare di associazione a delinquere finalizzata all'induzione di minori alla prostituzione e al commercio di materiale pedopornografico illegale. E stavano parlando di noi. Proveranno a trattare, ci offriranno grandi sconti di pena in cambio di una confessione, ma non accetteremo. Se ci condannano, la rovesciamo in secondo grado dal momento che l'accusa non ha prove da presentare in aula. Ricorda, nessuno può ignorare che sui corpi di questi bimbi non sono stati trovati i segni di queste presunte violenze. Ma tutto questo ovviamente non interessa a quei giornalisti che ci lucrano sopra, continuando a scrivere menzogne sulla nostra famiglia.
Mi dispiace, figlio mio. Non dovresti pagare per i peccati di tuo padre, lo so, ma siamo in guerra ormai. La fine è ancora lontana. Devi avere pazienza adesso. Stammi vicino, ti prego. E tieni spenta la TV.